Salve a tutti signori, eccoci qui al video che farà girare un sacco di nulla facenti su YouTube. Questo video si rifà un po' a quello dove parlavo della classifica recensioni di Amazon, definendola appunto un cumulo di pattume, che metaforicamente significa che non ha alcuna valenza in termini di review vere e proprie, è solo un mucchio di pattume uno sopra l'altro con anche delle stelline sopra. Ovviamente per chi non è nel mondo delle review non sa come funziona dietro, certo non è che sia una lobby in cui tutti sanno tutto, è... diciamo che è più un posto dove ognuno ha i suoi contatti e cerca di tenerseli per sé, a volte altri li condividono e non tutti sono della stessa grandezza, ma magari, sai, insomma, se il cinese gli rompi le balle su vari social network, prima o poi te lo manda quel caricatore, dai, insomma. Quello che ha acceso la scintilla per questo video è stata una discussione che ho avuto ieri con un riferimento per quanto riguarda l'Italia delle action camera, non che ci sia tanta gente che ne parla, però diciamo che questo canale ne riceve quasi tutte. Avevano fatto un post sulla SJ9, e che è quello che verrà dopo la SJ8 Pro, che se vi ricordate ho definito letteralmente ciarpame, e c'è il video se volete andare a vederlo. Ecco, nel post c'era appunto la locandina di SJ Cam che fa sbarrellare, perché tu vedi questa camera che sembrerebbe già impermeabile di suo, quindi raggiunto il livello di GoPro, GoPro serve più a un cazzo. E poi leggevi sotto tutte le specifiche identiche e spiaccicate a quelle della SJ8 Pro. Non c'era neanche provato a scriverti che fa di meglio. E tra l'altro nella descrizione della foto c'era appunto scritto questo: sarà un SJ8 Pro con probabile impermeabilità senza il case. Che per carità, cosa bella, io non mi fiderei per nulla di immergere un SJ Cam senza il case. E guardate, a volte tantomeno con quello, so che li producono proprio con i piedi, quindi non mi fido in generale del brand. Io nello scorso video l'ho definita ciarpame per una serie di motivi che posso tranquillamente provare, anzi potevo perché adesso l'ho venduta, e niente, e c'erano addirittura nel video, quindi non è che uno potesse dire ah non va in the sync, ah non taglia questi gigabyte, no, fa così e basta e lo fanno tutte. Quindi la discussione che ho avuto era sul fatto che io non avessi mai provato un SJ8, un SJ Cam in generale. Ecco, in realtà non me ne importa niente della gente che si scanna su Facebook, è proprio ciarpame per me, ripeto. Però quello che mi ha fatto scaturire è quanta gente su YouTube agisce nella stessa maniera. Voglio dire, io ho un canale di review che fa solo che review, e già qui, vabbè, di oggetti di cui per la maggiore non so niente, e quando ne so li provo talmente poco, dato il fatto che me li hanno regalati, che non riesco neanche ad accorgermi dei problemi che ci sono, perché arrivare a fare quelle affermazioni vuol dire non aver provato il prodotto per bene, perché volevi fare la review in una settimana, perché non c'hai cazzi, perché ne devi parlare bene e basta, perché sennò non te ne regalano più, tutti i motivi che volete. Ma se non ti accorgi di certi difetti che poi riscontri anche su altri, che cerchi su internet, non è solo la tua, vuol dire che sei un pirla. C'è stato un momento, diciamo da quando ho aperto il canale fino a più di un anno fa, in cui facevo prevalentemente review, tipo l'80% dei video. E a un certo punto mi sono accorto, precisamente quando ho ricevuto degli oggetti molto costosi, in questo caso delle mirrorless da Panasonic, che effettivamente, cioè proprio col cuore in mano, vi posso dire, non ne sapevo assolutamente nulla. Prendevo questa cosa, non ne sapevo niente, e poi andavo a fare la review. Review che adesso non si trova più su YouTube, e c'è un motivo. Chi mi segue o chi trova da internet la review magari pensa che quello che c'è dentro sia vero, perché fin tanto che non l'hai provata te, giustamente non lo puoi sapere, quindi ti affidi ai recensori che ci sono in giro. Allora, quando un oggetto è super recensito, può anche essere che, insomma, per la legge dei grandi numeri, guardi tante review e prima o poi si formula un'opinione comune su com'è
questo oggetto. Però quando le review sono poche di oggetti di nicchia o vabbè, roba cinese che non tutti comprano e recensiscono, allora si può manipolare molto di più la storia. E questo mi fa veramente alterare, perché io ho smesso appena mi sono accorto che non ero più in grado di dare un apporto in merito. E se adesso recensisco è come l'SJ8, perché l'ho comprata perché mi serviva ed era giusto dire a tutti di non comprarla, visto appunto quel che costa. Però c'è gente che di questo, ma proprio così, da qua sotto, va così, beh. E poi ti risponde con quel tono saccente su Facebook. La verità è che nel 99% dei casi chi prova un oggetto e lo prova per fare una review sincera, honest review, intanto sarebbe bene che lo pagasse, o lo pagasse in gran parte. E quello sicuramente è un buonissimo incentivo a provarlo a fondo. Ma seconda cosa, ti parla anche dei difetti. Deve trovare dei difetti. Lui deve, perché non posso non essercene. Non, nessuno riesce a fare l'oggetto super perfetto. Può essere super bellissimo di una marca quotata e avere comunque dei difetti. Perché no? A maggior ragione, quando l'oggetto non è di una marca quotata, quindi Action Cam dei più svariati marchi del cavolo, tipo SJ Cam, che di facciata e anche i primi 3 giorni che la usi sembra un prodotto della Madonna. Appena ti serve in maniera specifica che gliela meni ogni giorno per fare i video, tipo me, ti rendi conto di tutti i limiti, perché è così. Ma è così con ogni cosa. Sapete, che ne so, è simile alla curva di apprendimento. All'inizio credi di saperne un sacco, bellissima, bellissima questa camera, poi cali, e ti rendi conto che è una merda. Poi se l'oggetto è valido, lo puoi dire, non è che possono esserci solo review negative. Però, non so voi, ma io quando vado a leggere una review su Amazon, quando vado a leggere una review su internet, non cerco le review che mi dicono che è bella, perché non me ne frega niente. Io cerco la review di quello che dice che è brutta. E vado a constatare, guardando appunto anche le altre review attorno, che questi difetti siano veramente dei difetti, che non siano solo nel suo modello, e se si possono correggere. Questo si applica un po' a tutto, in particolare alle cose di tecnologia, telefoni, action cam, droni. E ripeto, se posso dirvi queste cose, è perché ci sono stato dentro, perché io stesso ho fatto delle review tanto per farle, perché quando ricevi un oggetto gratis, la tua visione del prodotto è completamente diversa da quella di uno che l'ha ricevuto pagandolo, magari con i suoi soldi. Perché non c'è la stessa, non c'è lo stesso rischio di dire oh, ho buttato i soldi, adesso devo trovare, devo vedere come funziona, vediamo se fa quello per cui l'ho pagato. Non c'è questa cosa qui. C'è solamente il ho ricevuto gratis il mio oggettino, quando c'ho tempo, se c'ho tempo, lo provo, e soprattutto non vado a fondo. Perché la review tanto la vogliono a breve, gliela rilascio, il prodotto me lo tengo o me lo rimborsano, il mio lavoro è fatto, anche se l'internet è un po' più pieno di ciarpame, che poi io non dico che lo fanno in cattiva fede. Cioè, non è quello, non è che uno ci gode a dirti che un prodotto è buono se non è buono. Semplicemente le cose vanno provate una certa quantità di tempo e se qualcuno ti viene a dire, guarda, non è così, io non ho riscontrato questi problemi, sarebbe il caso di indagare, non del rispondere ah tu non l'hai mai provata, perché se io mi metto lì e tecnicamente ti spiego i motivi è come parlare con questo mouse di calabroni elettronici. Cioè, che cazzo ne so lui dei calabroni elettronici? Sì, questo non era esattamente un video divertente, anzi se ho fatto bene il mio lavoro vi dovrebbe essere salita una tristezza terribile a sapere che la maggior parte delle review che avete visto in vita vostra sono probabilmente non del tutto veritiere. Quindi non fidatevi di quello che recensisce oggi un telefono uscito l'altro ieri. Dovete fidarvi di quello che recensisce un prodotto oggi che è uscito 2 settimane fa. E anche se il primo dei due rettifica con un mese dopo, dovrebbe sicuramente cambiare. Mi aspetto che sia molto diversa l'opinione un mese dopo. Però sai com'è, oramai hai detto le tue cazzate nel primo, sempre che tu le abbia dette. Cosa me ne faccio della correzione una volta che l'ho comprato?